Ben ritrovati amici dello sport, amici del basket, direttamente al BH, dal nostro, dalla nostra astronave, dai, dalla nostra postazione privilegiata. Architetto, buonasera. Buonasera a lei. Abbiamo mangiato, sai che sono un po' in difficoltà? Perché? Così, perché mi hai portato una vinanza meravigliosa. E tu hai fatto una pasta strepitosa. Cioè. Noi cerchiamo sempre di abbinare il nostro impegno a mezz'ora dall'italiarsi della vita per poter chiacchierare e stare un po' insieme. Ma anche questo è lo sport. Sai cos'è la cosa bella? Che poi quando mangiamo, beviamo e stiamo assieme, parliamo sempre di una cosa stranissima. Basketball. È una brutta malattia, caro Calatrava. Sì. Senti, mi saluti Martello Ossi? Sì. Puoi dire quello che vuoi, telecamera è tua. Ah, per Martello, beh, vi faccio grandissimo in bocca al lupo e chiedo a Martello due cose. Vai. Tirare via la tristezza alla GSA. Al gruppo, dice. Al gruppo, sì, sì, al gruppo, perché tu non hai tristezza, no? No, sono triste a prescindere. Sei triste? Per tutti i casini che dobbiamo fare. No, perché sei, forse la tua carbonara ti ha distrutto. Interessante. No, no, un grande in bocca al lupo ad Alberto, perché ho fatto anche dei tornei con lui. Sì? Sì, a Lignano. Di la seconda cosa, poi racconti un aneddoto su un torneo a Lignano. Vai, io e te con lui. Quando si chiama sulla mia lavagnetta? No, hai detto uno in bocca al lupo, la seconda cosa vedi, lo sai. No, 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 la seconda cosa di ritornare a recuperare tutte le persone. Perché sai che leggo su Facebook adesso, no? Un pochino. Anche tu? Poca roba. Vai. Perché tu mi hai detto, recuperare tutte le persone. E combattarle. Sì, compattare tutte le persone che amano la pallacanestro a Udine. Questa è una cosa. Bello, mi ha dato uno spunto. È difficile. No, grazie di sempre degli spunti. Uno spunto su compattare la piazza. Ah, e poi ti do un'altra chicca. Sono andato a vedere una partita di basket. Adesso ne parliamo. Prima però volevo approfondire con te, mi è innescato un ricordo. Martello, allenatore, insomma, già... Lignano, io vice, tu vice. Ha fermato un ballet al Jay, sceglie come vice due scappati di casa che allenavano la CBU. Ma non sapevamo... No, io sempre al chiosco, tu a prendere appunti. No, la partita era alle 9 lì in piazza d'Olivo. Ritrovo 8:30. Il primo giorno partiamo di corsa, bimbo, giocandoci i soliti giochi familiari, no? E sburte, si gioca alle 6 per partire alle 6:04, alle 6:10 anche, la famiglia gioca alle 6, bugie bianche, sì, trattasi di bugie bianche, gioca alle 6, si arriva, il problema è che facciamo una tappa da Paolino al tenda, insomma arriviamo a 2 minuti dalla palla 2, Martello un po' libito, ci chiede, non eravamo proprio completamente a piombo. La seconda partita non c'è più visto, ti ricordi? Ci siamo fermati al chiosco. Ci siamo durati una partita come assistenti di Martello, che ridere. Abbiamo andato avanti, non so, ha vinto il torneo. Sono tornei estivi fatti come sempre per onorare e celebrare la pallacanestro. Ora, mentre io chiedo a Gabriele, che è il maître de case, come si dice in francese? Maître... Non lo so, però mi piacerebbe bere io invece, questa. Io chiedo a Gabriele una bicchiere d'acqua frizzante, perché noi qui al BH... No, io una birretta sgrassante. Ti spiego che noi qui al BH, che è stata la mia idea, oltre ad avere la classica acqua in bottiglia, abbiamo una meravigliosa acqua alla spina, giusto Gabriele? Che credimi, è una roba, se tu dici è gli stessi, no! Non anche è dal Predi? No, neanche, è un boh, alle buine. Ora, fonta anche dal Predi. Quindi una birretta per l'architetto, rigorosamente Itala, e acqua del bzi per me. Sì, ok. Vai, hai visto che partita? No. Basket Day. Con i miei tre figli sono andato a vedere il Basket Day. Che first of all, ci sono divertiti. Sì, l'ho fatto, uno dormiva, bene. Uno guardava, bene. E uno mi diceva, papà andiamo a casa. 33%. Com'è andata? Diciamo, com'è andata? Diciamo 33%. Sai chi si divertiva? Il più grande. Il nano? Guarda qua, abbiamo sotto, il nano è rotolo. Abbiamo un po' di immagini. Allora, io ho visto un ottimo Goriziana Spilimbergo. Ti dico la verità, ho visto anche della bella pallacanestro, Sotto di me c'era il super presidente, che non è Adami ma è Claudio Bardini, con moglie. E mi è piaciuto lo spettacolo. Poi le altre partite sinceramente non rimane una grande idea. Per me è una grande idea. Ma non perché l'avevo a suo tempo creata io. Però no? Posso dirti una cosa? Però secondo me, è un po' difficile, idea. È un po' difficile. Ma se tu e il presidentissimo Adami riuscite a creare anche un sistema per le feste, cioè quindi per Natale. Ma lì facciamo fatica. È difficile perché i giocatori vanno a sciare. Bravo, non sono professionisti. Cioè non sono no? Serie A. Questi però vanno io sciare, quando, famiglia, quando, no? facevo C2, no? Il problema era allenarsi durante le vacanze.
Un anno io ho detto rompete le righe il 23, che era l'ultima partita, e ritorniamo il 3. Tutti mi hanno detto ma tu sei matto, i giocatori mi facevano il culo. Ma sì, sai perché? Ma perché sono tornati con voglia di allenarsi. Lì è il solito discorso dove sta la verità. Non ci sta la verità, però sono tornati con voglia di allenarsi perché... Io chiamo Davide Micalic adesso all'allenamento, ok? Sì. 29 di dicembre, alla Pascoli. Ma magari io vengo anche, aspetta, ma mia moglie non è molto contenta. Ti do la chicca. Alla Pascoli. Quello è un carnello? No, non è quello, no. Un carnello. Fai anche un buon allenamento, ok? Sì. Tutto bene. Vai in palestra, vai in doccia, acqua fredda, ti girano i coglioni. L'acqua fredda è uno dei classici problemi, uno dei capito? Perché, problemi natalizi, no? Perché le scuole non ci sono, bla bla bla. Se riuscite a creare un pacchetto per le feste invernali, per me sarebbe strepitoso. Perché abbiamo provato però con la Supercoppa, che è stata sempre un'idea... Questo tu l'idea della prima ora quando Zoli di presidente, sì, no? Il tempo sì, magari sì. Era un pochino più attivo, gli dava una mano più da vicino, quando mi ricordo c'era anche Diego Falzari, che era il suo vicepresidente. Dove c'era quello? Non lo so, abbiamo inventato il Basket Day, all'inizio qualche titubanza. Il Basket Day secondo me è una gran figata. E abbiamo inventato anche la Supercoppa, no? Natalizia. Quella è meno figata perché i giocatori, come dicevamo prima... No, si rompono i maroni. Hanno voglia di staccare la spina, non sono professionisti... Io giocherei, capisci, però non siamo tutti uguali, soprattutto ci sono... Ti racconto questo aneddoto. Le famiglie. Alleno la DGM, sì. La tua squadra, ok? E avevo una stella, la stella delle stelle era Andrea Zuliani, ok? Giocatore, secondo me, strepitoso, che però per avere il top da lui devi gestirlo. Tu dici, devi gestirlo. La prima cosa che mi ha chiesto il mese di dicembre mi fa ciao coach, tu in dialetto, che mi faceva impazzire, ciao coach, io dal 23 al 27 vado da sempre in settimana bianca con la mia famiglia, è un problema? E vai, lui mi guarda un po' sbalordito, no? Mi diceva ma posso andare veramente? Vai, torna il 3 però in splendida forma, così è stato. E lui era contento, ho vinto lui. Sì, poi sai, ci bisogna anche vedere. Un Hermes Sebastian Utti avrebbe detto, allora, salutiamo Hermes. Ti alleni il 25 a Natale, poi il 26 vai a fare un po' di tiro, poi vai a sciare, però fai la sauna, vai in piscina e il 3 è il tuo allenamento. Il 3 Zuliani non si presenta. Grazie Gabriele, scusa, grazie. Puoi spiegare agli amici che ci vedono a casa in cosa consiste questa acqua che chiamo magica? Questa è acqua che chiamo magica. Guardate le camere, vieni qua. Vengo qua. Ok. Non è altro che... Vai. L'acqua presa dal nostro pozzo comunque, che è certificato, che è stato certificato, dove viene prelevata, filtrata. Messa sotto i raggi ultravioletti, viene gasata e poi ci viene direttamente. È veramente buona? Ed è buonissima, anche perché possiamo tarare noi la frizzantezza e questa l'abbiamo tarata noi secondo il nostro gusto, quindi... No, io taro questa, ragazzi. Io taro questa, secondo me è tarata perfetta. È aspirata bene? E questa cosa qua è spinata bene, e quindi di tutte le cose che ho sentito prima non mi interessa. Ma non sono grazie Gabriele. Ma non sono tutti però birraioli come noi, capito? No, però dai, cioè, anche dal sindic. Vedi, altro da dire a Martello? Cosa vuol dire a Martello? Bocca al lupo e fai giocare tanto gli italiani, che ne hai tantissimi a sto punto qua. Sì, perché abbiamo un discorso, ovviamente continua a mancare un giocatore americano. Però, allora, adesso tu vai a Montegranaro, domenica. Esatto. Tu a Montegranaro... Stavo bevendo l'acqua del Predi. Poi, del Predi. Buona. Poi serenamente vincere. Tu dici? Sì, per un motivo molto semplice. Il capo allenatore è il capo allenatore e quindi ti mette adrenalina in più, risveglia momenti di entusiasmo ai giocatori, risveglia, ma non perché Martello è meglio di Cavina o Cavina è meglio di Patraley, perché
E il cammino dell'attore senti una voce nuova, senti energia nuova, senti entusiasmo nuovo e tu dici, e in un amen a Montegranaro ti accendi, metti quattro bombe, pim pum pam e vinci di tre. Di tre? Ci sta. La giochiamo la Zai? La scommettiamo? Quanto? Non so. Non so, di queste cose qua non so niente. Tanto però fa vedere però il concetto. Immagini del repertorio, vai. Però io sento sempre, poi adesso vado controcorrente, posso? Certo. Allora, secondo me il pivot di Udine qual è? Pellegrino. Secondo me è un crack. Ma per il mio modo di vedere la pallacanestro, per me è un crack. Che non viene per demeriti suoi o per demeriti degli allenatori che ci sono stati, perché anche lì un altro anno, bla bla bla, non è sfruttato per quello che può fare. Secondo me, tu dici che quindi non è solo colpa sua, se ha... è colpa di la colpa è a metà, 50 giocatore e 50 allenatore, ok? Però secondo me un pivot del genere in A2 deve spostare. Ma non so, chiedo, mi piacerebbe chiedo tanto, che è un ragazzo per bene. Ma queste azioni comunque sono imbarazzanti. Cioè, questo gran canestro. Ma sì, questo ragazzotto con lo canestro non sta giocando, quindi non dimentichiamocelo. Oh, ma è quello sì. Che si è operato San Denel, no? Sì. Però al 33 è già un gran segnale avere il numero 33, no? Non ha la maglia verde, ovviamente, no? Sappiamo. Simpson. Discreto ragazzotto. Senti che la trama. Ma tu cosa pensi? Dimmi. Cosa pensi del cambio allenatore? Cioè, ma ti dà energia, ti ha dato energia anche a te. No, è sempre un dispiacere, se poi la cercatrice che rimane, sì, non sì. Si parte mai per cambiare. Poi Dennis è un rapporto insomma umano che da anni che va tutelato. Però chiaro, quando arrivi a fare un cambio del genere è perché credi che non ci sia soluzione. Hai dormito la notte prima di cambiarlo? Ma sì, no, ti risponderei in questo modo, dormo poco ormai da anni e quindi cambia poco. Oh, ti ho sentito tonight. Ah sì? Sì. Cosa ho detto? Mamma mia, sei venuto dalla mia parte, sei venuto. Ossia? Dai, mi dici il VAR Vonde, mi detto VAR Vonde. Ah. E ho detto, ma sai che sta cambiando tutto? Perché? Il VAR Vonde. Il VAR Vonde mi hai detto in TV, vicino a un altro idolo che è Fedele. E poi Adrian guardi Vonde. NBA. Guardi NBA e mi dici che tecnicamente NBA molto bene. Molto buona, ma mi hai fatto vedere una partita e condivido quello che dici. Adesso qui purtroppo, qui al pub, dove noi registriamo le nostre... Aghe dal Syndic. Tu bevi l'aghe dal Syndic e bevo la birotta bianca. Ti dicevo, quando ci troviamo qua magari per registrare le nostre trasmissioni, abbinandoci... a vedere la grande così. Uno però. Spaghetto barra una Wiener Schnitzel, classico di questo locale, no? Si può trovare ogni sera. In pochi possono però mangiare la carbonara di Dus. In pochi. La carbonotazione? La carbodus è soprannotazione solo di amici, però. Ecco. Carbodus, ragazzi, Only è una roba friends. Strepitosa. Only for friends. Leggerina, anziché no. Leggerina, no. Cioè, approfitto per dire che in questo gruppo di amici non ci può entrare mai Mario Bortoluzzi. Assolutamente. Mario, tu hai mangiato la carbonara di Dus? Impossible. Ecco. Nevermore. E per lui, perché una volta ci ha provato. Ascolta, ti dicevo, non so di che stavo dicendo. Ah sì, mentre noi mangiamo qua al pub, cioè, abbiamo messo questo mega schermo che è una figata, dove guardiamo l'Udinese, il calcio, ma anche il basketball. E vedere l'NBA in un mega schermo così rende. E quindi mentre noi mangiamo la Carbodus o la Winner con le nostre patate, guardare basket NBA c'è di peggio. In questo, devo dire, mi ha conteggiato mio figlio, che sul canale 206, mi sembra, di Sky, la guarda dalla mattina alla notte. Quando è a casa guarda. Ma fai i compiti? Non fa una mazza, io non so. Cioè, una volta quando io studiavo tutto il giorno. E lui è. Oggi giovanotti studiano il giusto e vanno avanti. Ma il problema non è lui che fa i compiti e prende 7. Il problema ero la io. La madre. Massacro continuo. La madre di Enrico. È un massacro continuo. Lo distrugge? Distrugge. Sì. E tu come ti muovi lì in questi momenti? Sempre in tal viezze. Sì? Ma sì. Tu sburti, tu tagli no, fuori? Io sai che la faccio, una strategia che suggerisco a molti papà. Vediamo se è quella che faccio io. La strategia del silenzio. Anch'io. Bellissimo. Ti metti sul tavolo, in fondo, a capotavola, facendo finta di essere capofamiglia. Sì, ma lontano. Capofamiglia, telefonino, iPad, fai finta di... E intanto volano insulti, poi tu, basta adesso. Bonde, no? Hai fatto il tuo. È strategia. Per fortuna che mi hai fermata, altrimenti lo sgozzavo. Una roba sì, del genere? Sì, vabbè, insomma. Penso che siano storie che si ripetono in tutte le famiglie. Ma è stato contento il presidente Adami, tu che lo senti regolarmente,
del Basket Day, del sì, molto guarda, molto. Guarda l'idolo incontrastato. Marione. E... mi sembra meglio quello che di fronte a noi è la nostra destra, giusto? Sì, sì. Quella sì, destra, sì, con la maglia sì, Sacramento, mi sembra meglio di quella a sinistra. Sì. Mario pensa che sia meglio quella a sinistra, diciamo no, Marione. No, ma il 30 è scarso secondo Mario. Scusa, è stato contento il... presentissimo del Basket Day. Ma lui è sempre contento, nel senso che è uno che sempre guarda positivo, ma mi diceva che è andato tutto bene. Ah, location a posto, la società di casa, organizzatrice, ospitante, all'altezza, molto disponibile, la location è bella, guarda, il palazzetto è bello, mi sembra che loro siano anche resi disponibili con attività collaterali tipo il bar, partite buone, quindi mi sembra tutto bene. Sì. Sì. È una tradizione che ormai si rinnova e che stanno anche provando a copiarci in giro per l'Italia. Quindi veramente? Bene. Sì, John, chi? Lo so, però insomma, se le cose belle non è mica un delitto copiarle. No, assolutamente. Quindi John contento, copiarle. Mi ricordo una cosa strepitosa però adesso queste immagini qua, che è il Palazzo di Tarcento, sì, ho 21 anni, sì, e ho fatto un ottimo spareggio fra Virtus e San Daniele, sì, per andare in C1. Ah, io mi ricordo, l'ho vista quella partita. Per andare in C1. Ma eri un pischello? Sì, ma ero no, un pischello, molto di più. Però due mesi prima si era rotto Rodolfo Romanin, che era il playmaker titolare. Avevi giocato bene quella volta? No, solo ho fatto 21. Mi ricordo. Abbiamo vinto. Però sai quel, l'aneddoto, non è la partita. L'aneddoto è un altro. Questa qui praticamente era la palestra. Era quella palestra lì? Questa qua. Sì. Con San Daniele, Toppano dall'altra parte, Zava, Mauri Lodul, sì, sì, okay, tutti, Vanni Zanon allenatore e noi il grande Alberto Andriola, che saluto con affetto. Anch'io. E io venivo sempre da San Zorz, dal paese, venivo su con Paolo Maran, mm-hmm, no? Quel turno lì metteva la macchina a lui, Paolo. Lui è come te, regolarmente in ritardo. Ma regolarmente, però quel giorno abbiamo detto partiamo, invece di partire un'ora e mezza prima partiamo due ore prima, perché è uno spareggio, dobbiamo essere concerto di spogliatoio, bla bla bla. Morale, partiti un'ora e mezza prima come da protocollo, però abbiamo detto siamo in ritardo, partiamo come un tuono, quindi andavamo a 40. 55, Paolo. 55, sì. No? Ci ferma la polizia per mancata distanza di sicurezza tra una macchina e l'altra, no? Perché lui voleva sorpassare. Perso, siamo arrivati quasi in ritardo. Paolo, non a una delle partite fondamentali, ed è stato, guarda, l'aneddoto non è una partita, ma è... invitiamo Paolone qua da noi. Ma guarda, il numero uno. Paolone, te lo diciamo ufficialmente, quando passi qui... Per noi siamo un piacere averti in mezzo a noi a parlare di basketball, grande personaggio. Grande. Paolo Marà, ragazzi. Siamo arrivati in ritardo. Simpaticissimo. Bravo giocatore anche. Sì, bel giocatore. Tu hai giocato con lui a Martignacco, giusto? Sì, 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 cioè, sì. Ma tu facevi ancora il playmaker o facevi sì, Mari Bravino lì? Sì, ero giovane, 23, 24 anni. Ma poi è stato Pordenone da lì? CBU, Pordenone? No, forse è stato prima. Sì, forse Pordenone. Tu hai fatto Martignacco e Pordenone dopo? Sì. Giusto? Poi CBU. Sì, sei morto la CBU. Morto e sepolto. Però hai fatto Martignacco con Hermes e poi Pordenone. No, Martignacco era con Max Fantini. Con Max. Salutiamo anche Max. Giusto. Abbiamo fatto 14 su 14. Io la parte che devo dire. Che ha vinto Fagagna di Gianluca Gattolini e è andata da Bardini. Bravissimo. No, okay. Non era Bardini, era Bobo Bardini. Sì, Bobo con dietro le quinte, sì, non Claudio. Non Claudio, era Bobo. No, Bobo con dietro le quinte Claudio. Guarda, ricordo zero. Paolino Nobile. Non ho foto, non ho filmati, non ho niente. Di quella stagione lì ricordo solamente rapporti umani meravigliosi con Paolo Maran. Ma come avete fatto a perdere il campionato? Perché si è fatto male Paolo. Era il vostro ago? Si giocava lui sotto canestro vicino a Marega. E poi c'era io... C'era Paolino Nobile, tu? Paolino Nobile, che con Gattolini. Io, cazzo, mio fratello, che era giovane, ma giocava bene. Poi c'era Matteo Parpinel. E era una bella c'era anche De Clara? No, non c'era De Clara, era San Daniele, credo. E insomma abbiamo dominato il campionato per 14 partite, vinto facile, tutte no? 14, la quindicesima siete a Fagagna a fare il derby, abbiamo perso la prima sconfitta dell'anno e lì si è fatto male Paolo, che è stato fuori un po' che con Gattolini, che era importantissimo, aveva la pubalgia e siamo trovati un po' in difficoltà. Peccato, però è stato, poi siamo arrivati lì in coda a giocarsela, ma
Abbiamo perso un treno. Per il treno? Sì, peccato. Per l'anno dopo hanno cambiato, io sono andato via, ho stato a CBU e poi Pordenone. Ah, ok. E hanno preso Hermes al posto di Max. Ah, ok, ok. E Max è da San Daniele, quindi? Ti direi forse Palmanova. Palmanova, giusto, è vero. Sì. Ma vado per sì, veramente... Sì, 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 ci sta. No, adesso io giocavo col Pessina d'Armi ancora Cividale, era gli anni d'oro del Grande Real, no? Oh, eravamo una bella generazione, però insomma, eravamo sempre noi, giocavamo, ci giravamo un po' tutte le squadre, no? Ci si incontrava ogni domenica, sabato. Ecco, il basket day ho incontrato veramente delle persone che non vedevo da mo', mi ha fatto veramente molto piacere, però ho visto anche tante, tante persone nuove. Sì? Tanti giovanotti che io non conosco, di Belle Speranze, che mi sembrava di essere il giovanotto io a quei tempi, no? Che entravi in C1 in C2 e conoscevi e non conoscevi tutti i Matusa che c'erano, no? Ti ricordi? Madonna mia! Cioè, ricordo che vado a giocare a Jesolo, mi manda in campo Alberto Andreola a 2 minuti, ma 2 minuti erano briciole più 10 o meno 10, ok? Sì, ok. Esco davanti, cioè, tutto pieno di sangue. Non mi ero accorto che un Matusa mi aveva tirato una sglavinata qua sullo zigomo, mi aveva aperto tutto, nessuno ha fatto niente. Sono passati tanti anni, Filippo, però... Adesso... Non so se è un segno... No, me lo ricordo con piacere queste cose. Sono passati tanti anni, guarda, però... Però il basketball l'avrei giocato volentieri. Fai canestro però adesso, hai visto che è andato su facile, no? Tu da allenatore, sì. No? Cosa fai? Ma cosa vuoi, sai, ho allenato 10-11 anni in questa categoria qua, dando tutto a me stesso, come mi piace fare sempre quando faccio basket, dando 2000 per 2000, quella volta erano la CBU, l'avevamo portata più in alto possibile, ci siamo divertiti tantissimo, però adesso che ci penso, no, con un po' di stacco, magari penso che ero ogni tanto ero anche un po' ridicolo, no? Sì. Perché, ma sì, vabbè, sì, forse che sono invecchiato, ero ridicolo perché... probabilmente mi cavolavo troppo, ci tenevo troppo, mi litigavo troppo con gli arbitri. Cioè cose che, beh, ma il solito discorso, no? Come quando ho cominciato a allenare dicevo, se invece ci giocassi adesso con l'esperienza di allenatore, giocherei sempre che, quindi è meglio non pensarci, Bundì. Si vive ogni periodo della propria vita e avanti. No, l'unica cosa del basket day che ho visto una partita e ho visto gli ultimi 6 secondi che si è fatto male Siro Benedot, che tra l'altro c'era anche Checco che ha fatto vedere tutto. Facciamo in bocca al lupo ovviamente. Faccio un grande in bocca al lupo perché devo dire la verità che vedere quelle scene lì sono sempre brutte per lo sport. Però, vabbè, cioè, però anche, dobbiamo dire anche che l'infortunio fa anche parte del gioco, no? Ma purtroppo è la parte più brutta del gioco, ma c'è. A proposito della parte brutta del gioco, ma non so se hai letto nel confine fra, ti direi, Lombardia, forse Emilia Romagna. Cosa è successo? L'altro giorno un ragazzotto, una squadetta morti contro feriti, under 13, sì, giocano una partita. Oggi la Gazzetta ci dedica anche una pagina, Oggi noi mentre registriamo, quindi non so quando andiamo in onda, noi registriamo oggi e io oggi c'è ho letto la Gazza. Non ho letto la Gazza. C'è questo allenatore, un ragazzotto, insomma un giovanotto, che allena, e 30 genitori, 15 dei suoi, 15 degli altri, paperini contro paperine. Sì. E a un certo punto arbitrava un ragazzino, un mini arbitro. Pare, dice questo allenatore, che i genitori avversari insultassero in maniera indecorosa l'arbitrino, lui ha preso la squadra, se n'è andato. Tutto giusto. Petrucci l'ha chiamato, ma allora poi chiaramente c'è la replica dall'altra parte della società che per tutelare i propri genitori dice ha esagerato, non doveva, ci sta denigrando, non era così grave. Allora, io non so, poi dopo passo la parola a te, quanto e come questo abbia fatto Showtime, questo allenatorino, questo ragazzo che oggi ha avuto l'onore delle cronache e si definisce uno molto social. Non so quanto abbia colto l'occasione, non conoscendolo, per fare un po' di spettacolo. Di sicuro però, anche se lui è esagerato, una base c'è, genitori che insultano un mini arbitro, anche che gli abbiano detto solamente una volta sciocchino, no? Solo per, eccolo qua, guarda, ecco Filippo, genitori insultano l'arbitro con una lezione. Allora, il tuo giudizio, ripeto, io non so se questo Marco Giazzi, che chiaramente non conosco nemmeno di vista, abbia fatto Showtime o sia tutto reale quello che lui racconta, però credo che anche solamente un insulto, uno, da un genitore al mini arbitro meriti di essere ripreso con 4 schiaffoni al genitore però. Allora io condivido quello che ha fatto questo magico coach under 13, perché siamo arrivati a un punto in cui segnali forti possiamo dare. Tu dici? Sì, perché non so, ricordo anche... Ma non avrei penalizzato il ragazzino che vuole giocare la partita, ad esempio, ti chiedo, Facciamo la partita domani. Però
non so, sto pensando anche a Ancelotti che dice me ne vado. Ok? Una roba un po' diversa. Però. Sì, però ce ne andiamo e quindi lo principio di partenza è medesimo. Il principio, cioè, non ti faccio vedere lo spettacolo. Quindi io, perché c'è tanto bla bla bla, ma nessuno fa. Perché come dici tu, il bambino si è alzato alle 6 di mattina, ha fatto colazione presto, per andare a giocare la partita, certo. E tu ritiri. Dal punto di vista di papà, dico, che paio di palle che ho fatto tutto questo e non gioca. È come sciopero a scuola, però sono prontissimo per essere interrogato, no? Sì, certo. Ecco, però dei segnali forti, secondo me, sono importanti, perché altrimenti qua e andiamo avanti sempre con gli stessi errori. Ma cosa spinge, secondo te? Tu che sei genitore? Io non riesco a capire perché... Cosa spinge un genitore ad andare a vedere il proprio figlio che gioca a 13 anni, paperini contro paperine, ma con che coraggio riesce a, non, ma neanche dico insultare, rimproverare un mini arbitro che lì sul campo ad arbitrare, è il tiro che ma fanno più vicino è a un metro dal ferro, ma cosa... E dica tre bande. Dica tre bande. E allora, ma io dico, la prima cosa è che è una mancanza totale, totale, di educazione sportiva da parte dei genitori. Ma per me educazione, punto. No, ma anche, lascia stare educazione, punto di buonasera, ma sportiva, nel senso che parliamo di corsi arbitri, corsi allenatori, punti PAO, punti dei dirigenti, punti degli accompagnatori, punti su tutti, ma dimentichiamo sempre la base che sono i genitori. Facciamo un corso ai genitori di educazione sportiva. Io ce la farei. Quindi, le regole, le regole. C'è un campo, le dimensioni del campo quali sono, l'altezza del canestro qual è, dei genitori, perché il genitore è all'entusiasmo da genitore, tu lo conosci, no? Che ti tieni tutto dentro, magari poi, ma no? Anch'io sono tifoso di mio figlio. Facciamo anche un corso per genitori. No, facciamo una cosa, cioè, come ha fatto la questura di Udine, daspiamo il genitore. Lo convochiamo in questura e gli diciamo, caro Luigi Pietro, sei tu quell'imbecille che ha insultato il bambino di 13 anni perché non ha subito un fallo nella partita carpendendolo, pimpidendolo? Sei tu? Sì, bravissimo. Tu per 3 anni non vai allo stadio. Vai a fare dottrina. Vai a fare dottrina ogni sera dalle 6 alle 7. Vediamo se, perché non si può. Allora, inutile, per me queste cose qua, ma secondo te, sono non molto c'è... più gravi dei bu allo stadio San Siro. Ma condivido, però anche Ancelotti di turno dà un segnale. Attenti, e come dici tu, il business di Serie A e il business di Paperini è un'altra roba, no? Lì muoviamo cose importanti. Però Ancelotti, io lo reputo uno di buon senso, dice certo. Attenzione. Però ti faccio una domanda. Lo daspo o educo 100? Questa è la mia domanda anche, no? Cioè, educo 100, dire 100 genitori. È una provocazione, però... Sì, ma educo 100? Però comunque sia un genitore che... riesce a finire di lavorare e sfoga, andare al palazzetto, era una domenica, neanche lavorare, ma la domenica mattina che è la giornata più bella, ti alzi, vai a messa, fai colazione, vai a confessarti e poi insulti un bimbo, tu sei un problema sociale. Sì, condivido. Basta. Ti posso fare un'altra domanda? Sì. Ti faccio una domanda. Ci dimentichiamo sempre, ma questo lo dicevo anche ai miei giocatori, io, che l'arbitro fa parte del gioco. Senza arbitro, ascolta, ogni tanto noi non giochiamo. Noi togliamoci la mascherina dei perbenisti, non lo siamo. Arbitri, io ho fatto di quelle baruffe. Ma ok, ma senza però, di loro non giochiamo. La casta degli arbitri non è una casta limpida e pura. Okay? Decano mi ha espulso. Man. Decano ti ha fatto. Quindi vuol dire, abbiamo fatto un sacco di baruffe. Fermo restando che poi iniziava e finiva lì, sul rettangolo, ma fa parte. No. Non dico che era giusto, però come tu allenatore o giocatore eri prevenuto, io sono convinto che capiti anche il viceversa. Oggi arbitro mi dica lì, gli rompo le scatole. Ma per me erano tutti prevenuti contro di te. Ma molto probabile. E io ci cascavo sempre. Poi E vinceva sempre lui, però. Baruf vinceva sempre lui perché la regola del gioco prevede che lui avesse il fischietto. Esatto. Okay. Punto. Okay. Io da dirigente, no? Adesso vado a vedere il mio figlio che gioca, mi metto in un angolino e poi bisogna imparare, perché tutti abbiamo avuto l'istinto di insultare, scagli la prima pietra a chi non ha mai insultato un arbitro. Però poi uno ci pensa un attimo e dice, ma che esempio do ai miei figli?
ma cosa sto qui a fare tanto discorso per bene e poi dopo, no, ma che esempio do? Questo è il problema di base. Ma come si può? Io se devo insultare qualcuno durante la partita, sai chi insulto? Mio figlio. Bravissimo. Ma non perché sbaglia tre tiri, perché magari protesta a metà campo. E mio figlio potrebbe dire... Cosa che facevi tu? Bravo! E mio figlio potrebbe dire, ma scusa papà, mi dicono che tu eri molto peggio di me. Cosa mi rompi le palle? Tu sei tu e io sono io. E dico, muto. Perché tu stai approfittando dell'esperienza di tuo padre per non ripetere i medesimi errori. Dico bene? Giusto, per tutto allora, perfetto. Quindi uno, un errore meno dei propri genitori. Bisogna provare a dare ai propri figli qualcosa in più, no? Se no che cavolo trapassiamo, qua serve l'esperienza. Ti veniva a cazzo però. Eh? Ti veniva a cazzo invece di cavolo. Sì, eh? Sì. Quando parli di arbitri sei un tio accendi. No, allora... Ma io faccio un'equazione molto più ma semplice. Ma come poi però un bimbo arbitro, se il nostro amico Pighini, dico, no? Che è simpaticissimo, mi espelleva la norma. Capito, no? Due parole, o Roncioni, no? Ai tempi d'oro, quando c'era De Ganuti, tutti sugli attenti, terrorizzati, il Dega, mitico, che salutiamo. Però, ecco, adesso, voglio dirti, un genitore che va alla De Grattina e trova un bimbo di 13 anni che arbitra e che sta provando a trovare una strada diversa perché non la butta mai nel buco. Allora gli dicono, fai l'arbitrino, e dalla tribuna lo insulti. E da tutto se stesso. E da tutto se stesso, dalla tribuna tu, genitore, lo insulti. Genitore, fatti viodi. E non fare il papà. Sì, sì, sì. Ecco, sì, questo sì, è il mio punto. Papà, cioè, scusa, insulto. Poi dopo non so se il tipo lì abbia esagerato, può darsi. Ma no, va bene, però io il gesto lo apprezzo. Facciamo tutto e diciamo, il bimbo va... Sai chi mi sta chiamando in diretta? Io saluto Goran Biedov in diretta mentre registriamo. Goran, ti chiamo fra 5 minuti. Noi stiamo registrando la trasmissione. Ti vedrai in TV mentre ti ho salutato. Ciao. Ecco, soprattutto Goran Biedov. Uno che... per quanto riguarda la capacità di allenare e di educare, è un top player. Sì, top player, condivido. Andiamo in chiusura, Filippo, vai. In chiusura cosa possiamo dire? Che tu vai a casa, il bambino cosa può dire al papà quando vanno a casa e stanno mangiando la pasta asciutta alle 6? Cosa vuoi che capisca? A 13 anni capisce, pensa Enrico. Sì. Ecco, il bambino, noi pensiamo sempre che il bambino non capisca. Il bambino capisce tutto. Capisce tutto. Tuo figlio a 3 anni, a 2 anni, a 1 anno ti diceva cose che per te erano impensabili. Invece noi ci dimentichiamo sempre che il bambino capiscono tutti. Poi non riescono forse ad esprimersi per dire quello che hanno visto, ma dentro hanno qualcosa e vedono qualcosa. Quindi vedere che tuo papà insulta un arbitro te lo porti dentro per parecchi anni. Sono ferite. Sono ferite che sanguinano parecchio e tu, genitore, non puoi dare questi esempi di poi ti do il daspo, ok, non vieni. No, no, lascia stare il daspo. Pensiamo al bambino che sta ancora sanguinando. Ci dimentichiamo questo, che il bambino sanguina ogni partita, che dice, speriamo che mio padre non venga a vedere. Oppure, non vedo l'ora che mio padre venga a vedermi la partita perché voglio fargli vedere quanto sono quando migliorato. Sono bravo. Sì, sicuro. Ecco, e dove mettiamo la bilancia lì? Allora, noi abbiamo lanciato la provocazione. A voi, a casa, ogni tipo di deduzione o di giudizio, io saluto... Email? Io saluto dove così. Scriviamo però? Ora, intanto a info@fvgsportale.com, che con nessuno ha risposto l'altra volta, no? Nessuno ci ha considerato per le foto. Quanti ci hanno visualizzato, Checco? Bisogna alzare qua, bisogna spingere un po' di più, fare un po' di più. Ma questi sono i concetti belli, dai. Daspo, io concludo così. No, Daspo, no, Daspo, no, Daspo. No. Alla prossima. Ciao.